La nostra nazione eh, continuerà a fornire assistenza sia a livello bilaterale che multilaterale, continueremo ad assicurare la nostra convinta adesione all'applicazione rigorosa delle sanzioni, così come assicuriamo il nostro sostegno alla pace, purché sia una pace giusta. Noi non siamo così ipocriti da chiamare pace qualsiasi cosa che possa somigliare a un'invasione. Nessuna pace ingiusta potrà mai essere imposta all'Ucraina e qualsiasi accordo di pace dovrà essere condiviso da questo popolo e l'Italia eh, continuerà a contribuire a ogni sforzo che possa condurre verso questa direzione. Continueremo in accordo con i nostri principali alleati a fornire il sostegno necessario anche militare perché l'Ucraina possa arrivare, auspichiamo quanto prima, a un tavolo di negoziati in una posizione solida. Uh, questo, sarebbe, uh, questo è uh, importante perché alla pace non si può arrivare con nessuna opzione di resa uh, da parte dell'Ucraina. Sarebbe terribilmente ingiusto, ma sarebbe anche molto pericoloso per uh, la pace in Europa e sarebbe un precedente gravissimo per tutte le nazioni del mondo.